farfalla, donne, skins, Lilith e Barat, forse 7, c'è la sorella di... No, c'è Dalia, 6, Nelson, la 5, McKeon, la 4, Walter, la 3, e vabbè, poi c'è Garashi, la 1 e per le... non lo so, la 2. Comunque è bellissimo, sono bellissimi questi loghi, c'è la Kernit e la Rana ieri. Siamo già quanti, vabbè, non ne facciamo 150 punti, ma il massimo di 50 e qualcosa. Vabbè, che ne pensi dei nomi? Acqua Centurion non sono ok, o Acqua Centurion non sono ok, Vali Condors ok, ma London Roar, dove stanno sti leoni? Poi c'è Tokyo King Frog. Ma facciamo insieme, vai! Uga Uga! Uga Uga! Quasi vanno tantissimi punti, perché due vasche metà eliminate, due vasche metà eliminate, due vasche, quella che vince fa tanti punti. Con due minuti di pausa tra una gara e l'altra. Secondo te? Secondo te? I 50 ce l'hanno tutti, però questo è un po' diverso, mi sa. Questa palla sono affascinante. Allora, noi poi abbiamo messi, non abbiamo mai portato due di loro in semifinale, e dobbiamo portare due di loro in semifinale. La dito, se non mi sbaglio, ha fatto qualcosa. Altro ci siamo pure i quarti col secondo, siamo andati più avanti. Allora, prima la Dalia, abbiamo un secondo palazzo diritto prima di quelle escluse. Ah, abbiamo messo, sembrava inizio ieri porto il calcio di fuoco. Comunque la Baratta c'è la coppia 6, anche se è arrivata seconda prima. Sì. Dalia la 5, la Nelson la 4 e la McKeon forte a 3. Credo che abbiano dato 3, 4 e 5 a chi è arrivata prima, tipo scuderia. Vabbè, che ne pensi? Tu hai fatto pure questo stile, giusto? Sì, però... Come sei trovato? Beh, ma palla? Ma qual è lo stile che ti è piaciuto di più? Stile... Poi non stacca il secondo posto che arriva la nostra prima finale e mi sa che è rimandata sta roba. Sta cosa? Eh sì, perché si è arrivata quarta. Dai, la prima, mezzo secondo, mettiamo terzo. Qui mettiamo fuori. Siamo alla finale. Nelson la 4, la Dalia la 5, tutti e due cali Condors. Ma ciò significa che siamo tipo a 14-15 punti dai Tokyo, che potremmo superare nell'ultima gara e classificarci come solito terzo. Vabbè, fammi il commento tecnico, visto che sei stato un ex nuotatore. Nuotatore da molto tempo, cioè da... Vabbè, io ci ho fatto calato però, quindi mi sembra come meglio. Allora, stanno partendo. Da Nelson. Nelson. Tempi di azione qua abbastanza lunghi, perché 067 e 071 da Nelson. Stanno proprio attaccate. Stanno. Vabbè, ma sono forti. Abbastanza forti tutte e due. No, veramente forse la Dalia in leggero vantaggio. Fatti tocca per primo. 25-80 contro 26-30. Allora, quindi 14 punti a 7 per solo l'ultima mancio. Guarda com'è magico questa sfida, perché adesso si aggiungono i punti delle altre sfide e noi andiamo, ok, abbiamo fatto 16 punti, perché hanno perso pure 2 punti prima, quindi noi andiamo 53 carico, andiamo 350.5 a 364.5. se noi facciamo come abbiamo fatto prima, li superiamo all'ultimo. Poi lo so prima che ha incitato e siamo versato solo. Allora, questo è l'elenco per adesso. La Dalia non può più superare Seto come MVP della giornata. Non c'è oggi nessuno dell'Acqua Centurions. Invece ogni tanto c'era qualcuno.
più Martinenghi solo, o secondo. Cosa ne pensi? Vabbè, come, cosa ne pensi? Allora, è una gara vincente comunque. Sì, a me è potenziale. Ne basta la pena? Sì, sì, assolutamente. Però te lo dico, non so, io non ho fatto mai lo show qua. La prima volta ho fatto lo show, vedi tu e fai lo show. Secondo me dopo di sera ne fa. Hai aiuto pure a poco a fare Burdell, Muina, al compleanno di Federica, 5 agosto. 50 stili pro maschili skins. Moro Zobo, Spalaggi, Carter, Nakamura, Rest, Stewart, Sapo e Miressi. Non c'è Dress, Miressi. Devi provarci, diciamo. Questa è un'altra gara che l'hanno fatta prima e mo la rifanno però con una formula diversa. Rod King. Pensavo ci fosse un campione olimpico di rana, ma invece no. Quindi è un po' strana come nome. Ok. Considerando quanta gente uccide Dressel da solo, ci sta che si chiamino Condors. I famosi leoni di Londra, no? Roar. Guarda come sono carichi. Come in America, sì, 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 sì. Wow, come stanno allucando? Stanno guardando lo storto. No, non ho fatto più l'auga, l'auga. Lo so perso. Ovviamente sempre con 7-8, sempre bisogna arrivare ai primi 4, ma più in alto si va, più punti si guadagnano e ce ne servono 15 per superare Tokyo, proprio all'ultima gara dove si sta sempre dietro. Qua, primo Sapo, secondo Miressi, Tokyo settimi e quarti. Ce l'abbiamo quasi fatta, ce l'abbiamo quasi fatta, ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta, ce l'abbiamo quasi fatta. E su jackpot. Dobbiamo arrivare almeno uno in finale. Anche se lì devi stare alto, lo so di nuovo andrà male. Ce l'abbiamo quasi fatta, 5, 5 punti, vabbè. Sarebbe la rimonta impossibile. Che gli altri match abbiamo conclusi. Prima c'è andato secondo, terzo, qua quarto, malissimi. E invece... Che ne pensi, vabbè? Com'è stata? È stata bella, è stato all'ultimo sangue. Noi c'è una volta abbiamo vinto un quarto di finale, però poi non siamo andati in finale. Ma sempre tipo di... Secondo tipo, primo giorno, no, secondo giorno tipo. Oh, là, guarda là. Guarda. Qua proprio andiamo di bolcia. Questa è come una bolcia oggi. Con un quarto delle persone alla scandola. Allora, noi abbiamo scelto a 5 Sabo, 6 Miretti, Nakamura 4, Falaci, Pedro 3. Se facciamo fuori... Se facciamo fuori quello di Tokyo alla 3, li superiamo all'ultima. E possiamo sperare una qualificazione diretta in semifinale, non nei playoff. Vai, vai, ugo, 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 vabbè. Au! Sta pure Federica da mezzo, a fare la confusione. Sì.
Ma niente, augo, augo, augo. Ma perché? Amo. Qua che secondo me Dressel ha sbagliato a non presentazione. Dressel ha sbagliato a non presentazione. E qua facciamo la doppietta, Roberto. Qua facciamo la doppietta, Roberto. Qua facciamo la doppietta, Roberto. Prima la Camura, secondo Miresti, terzo Sapo, quarto Palazzi. Siamo terzi. Siamo terzi. Coggio, battuta all'ultima gara. Finale 50 metri, sia libero maschile, schizzo. Miresti finale. Qua siamo in tripudio. Terzo posto avvantato. Vabbè, come ti senti? Mille. La Camura 4, Miresti 5. Quasi va in delirio. Per provare la bici, terzo match di oggi, quinto dell'incontro totale. Sarà il delirio oggi, la bolgia. Mille, 50 secondi. Mille. Campione d'Europa, 100 stile libero, 2 medaglie a queste Olimpiadi, 4% argento, 4% misti, bronzo. Non è l'Olimpiade, non è l'Europeo, ma questa è la sua prima gara individuale vinta alla ISL, una grande vittoria potrebbe stare, siamo già terzi, la paura sbagliata a non filmare per la squadra giapponese. Ma anche se perde, non fa niente, siamo comunque terzi, era più bello vincere, ma non fa niente. La Camura primo, Miresti secondo, 22-93, 24-14. Allora, ok, allora siamo terzi perché con tutti questi punti... abbiamo superato Tokyo per 3 punti all'ultima gara, London batte Paris, bellissima questa serata. E Seto vince la classifica di MVP del match. Come sta qua fuori? Ah, bene, dai, meglio di... Ma no, per il tempo, se ne passa la fine. No, stiamo aspettando ancora che escono. Ma adesso chi è uscito? London? Roar. Ma no, quella squadra, no! London Roar, è uscita la squadra. Ma erano verdi, vabbè, erano quelli verdi di Tokyo. Ma è uscita l'area bianca pure la verde, fa parte della London Roar. Ah, ok, me la so persa. Allora, oggi siamo stati per la prima volta in finale degli Skins, come ho visto perdere proprio le staffe, cioè... Ah, è stato bello, era la prima volta e Mire ha reso cara la pelle, quindi non vedevamo l'ora, avevamo bisogno di questo terzo posto e quindi io poi da Capultra... Perché... Sì, no. Ma non c'era il centurione oggi? Eh? Il centurione non c'era? I caschi, i elmetti, no. Dobbiamo ancora... Ce l'abbiamo avuti per 2 volte e oggi non c'era, però... Forse è portato bene. Era meglio che... Sì, è vero. Forse è portato meglio. No. Esatto, forse è meglio non avere. Ma siamo riusciti ad arrivare terzi, è stata la cosa più bella è stata che siamo arrivati terzi. Io me ne ho fatti il calcolo, già dopo le semifinali eravamo già terzi. No, è stato... È stato bello arrivare proprio a superare la fine. Grazie. Speriamo di entrare insieme. Ciao. Guardo, first and only one to broke a world record Nichols. How you felt for what you did 2 weeks ago? Yeah, I mean, I love Naples. This place is really cool. You guys love swimming, so... Yeah, we are city, so we are connected to the water. Yeah, it's awesome, man. I'm super, super happy to have been the first one to break the world record here. And, okay, so did you try some food or... Well, because I asked Gressel, you say pizza and wine. A lot of pizza. Okay, which kind of pizza? All kinds, like margarita, diavola. Okay. You are the first one to say margherita, to not put something on the pizza. So thank you for the whatever and thank you for the margherita. Thank you.